Beh, se tanto mi dà tanto, queste elezioni dovrebbero riservare una bella sorpresa per il centrodestra, credo bella per modo di dire, ma insomma, negli ultimi tempi abbiamo visto una fase discendente da cui difficilmente riuscirà, credo, a risalire Berlusconi. Non credo proprio, e l'assenza di fini in questa situazione lascia pensare proprio che ormai anche in ampi settori della destra più intelligente e più capace di fare un'analisi reale della situazione si stia aspettando la fine di politica di quest'uomo, la fine di questa parabola discendente, che è iniziata e ha un percorso costante verso il basso. La manifestazione di Roma è stata un flop, sia perché le aspettative erano senz'altro maggiori di quelle che Berlusconi avrebbe voluto, sia perché mancava quasi tutta Enne, diciamo, c'era sì, ma insomma c'era una presenza proprio scarna. C'era la Lega e c'erano i Berluscones, che intervistati da Francesca Fornario, la giornalista satirica dell'Unità, hanno evidenziato se questi sono un campione di quello che è il livello di coscienza dell'elettore medio berlusconiano. Ecco, allora hanno evidenziato tutta l'ignoranza, tutta l'incompetenza, tutta la non consapevolezza di quello che Berlusconi ha fatto e fa. Forse è proprio perché c'è questa incoscienza che si può pensare di poterlo rivotare, perché se ci fosse un minimo di coscienza e di consapevolezza di quello che Berlusconi ha fatto e sta facendo, o lo voti perché sei ideologicamente ormai inquadrato e vuoi un padrone, un capo, vuoi un leader, quello ti tieni, così come fa i vertici della Chiesa, gli integralisti cattolici, i fascisti, eccetera, oppure perché sei economicamente interessato e motivato e vuoi una persona al governo che deregolarizzi il più possibile l'economia e consenta alle imprese di avere tutta quella libertà a cui aspirano da anni, violando lo statuto dei lavoratori, le leggi, eccetera. La libertà di poter assumere e licenziare come vogliono, di poter avere il completo controllo sul mercato del lavoro in entrata e in uscita. A meno che non ci siano queste motivazioni o economiche o politiche dietro, tutto il resto che ha votato Berlusconi e che pensa di continuare a votarlo, lo fa perché non è cosciente di quello che fa. Poi non ci dovete criticare se noi diciamo che i Berluscones sono politicamente stupidi, perché le risposte che hanno dato a Francesca Fornario a domande precise, lo sai cos'è la legge Cirielli, lo sai cos'è lo d'Alfano, lo sai, non hanno saputo rispondere. Quindi se un elettore non sa rispondere a queste domande, con che coscienza vota la persona che ha fatto quelle leggi, con la coscienza di chi non sa. Ma se uno non sa, che libertà c'è dietro quella coscienza? Qual è la consapevolezza? Perché o accettiamo che la libertà sia stupidità e allora va bene così, possiamo chiamarlo popolo delle libertà, oppure se la libertà è coscienza, è consapevolezza, è lucidità, chiarezza, memoria storica, allora non possiamo chiamarlo popolo delle libertà e non possiamo pensare che sulla base, anche uno di destra, sulla base di un ragionamento politico serio, possa continuare a votare Berlusconi. Questo è incomprensibile, insomma. Lo puoi capire solo se parti dal presupposto che chi lo vota non sa che cosa fa e che cosa ha fatto. E pensa che abbia fatto, crede a quando gli viene detto che lui ha fatto bene. Cioè è un voto di così emotivo, sentimentale, non è un voto politico, razionale, cosciente, consapevole, e quindi non è neanche un voto libero. Questo è estremamente preoccupante. È estremamente preoccupante.
Perché la scelta elettorale di votare si basa sulla libertà e la libertà si basa sulla consapevolezza e la coscienza. Se mancano la consapevolezza e la coscienza, viene meno la libertà, per cui viene meno la libera scelta, per cui quando voti non sei più libero di quello che scegli, perché non sai quello che fai. Questo è quello che emerge dall'inchiesta della Francesca Fornario, altro che popolo con le idee chiare, ma insomma, questi fanno dei danni a loro stessi, ma anche a noi se continuano a votare Berlusconi con questa chiarezza di idee. Quindi io spero proprio che invece tutta la parte dell'elettorato cosciente, dell'elettorato intelligente di destra, l'elettorato che è onesto intellettualmente, politicamente e anche umanamente, rifletta seriamente su questa esperienza e lo faccia capire che ha cambiato scelta, che non vuole più una persona così abbia in mano il potere, perché effettivamente ha ragione la moglie, questo è un uomo malato con il potere, è pericoloso anche per quelli della destra, è pericoloso per tutti. Quindi prima se ne va meglio è, aiutateci anche voi di destra che avete un minimo di coscienza politica e un minimo di intelligenza, non lo rivotate.